Avevamo anche alcune pistole. Non però una P08. Sarà una stupidaggine, ma per me non c'è un'altra pistola. Più tardi conobbi la partigiana Natascia, che aveva lunghi capelli lisci, tirati di traverso sul viso come un siparietto, e tenere labbra, e una P08. Quando ci fummo conosciuti un po', e lei mi pareva piuttosto innamorata, gliela domandai, ma lei, benché piuttosto innamorata, non me la diede. Mi offrì un pino invece, un intero albero di pino, che già in piedi paiono grandi, e quando giacciono abbattuti si vede che sono semplicemente enormi. La Natascia mi disse che aveva un pezzo di bosco suo e avrebbe fatto tagliare un pino apposta per me e me l'avrebbe offerto. Io rifiutai il pino e feci male. Primo perché come regalo era poetico e intonato alla sua personalità silvana. Poi perché un giorno che mi ricordai di fare il conto dei metri cubi e mi informai quanto costava un metro cubo. Prova e riprova, venivano fuori tanti di quei soldi che quasi quasi mi pentii di averlo rifiutato il pino della Natascia. E da allora, girando nei boschi di pini e guardando in su, vedevo quanto denaro c'era in giro e mi veniva da ridere. Insomma, la meglio pistola è la P08.